Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro virtuale sui gruppi di difesa della donna. È il secondo incontro questo che si tiene all'Unione Femminile Nazionale dopo la resistenza a scuola che è stato tenuto il 5 novembre del 2019. E questo è il secondo incontro che avrebbe dovuto tenersi il 26 febbraio, ma che a causa del coronavirus è stato interrotto. E quindi abbiamo deciso di non realizzare questi incontri, sia questo sui gruppi di difesa della donna, sia il terzo che avrebbe dovuto essere su Fernanda Wittgens e le altre sono la suora Enrichetta, le sorelle Tressoldi e Adele Cappelli Vegni. Ecco, questo incontro l'abbiamo voluto organizzato anche da AMPI, Unione Femminile, Milano si fa storia con Iris. L'abbiamo voluto realizzare proprio perché ci sembrava importante in questo momento storico, in questa chiusura, in questa solitudine delle nostre case, provare a combattere anche noi questa solitudine e anche questo male che ci sta devastando. Ecco, quindi il tentativo proprio di realizzare concretamente qualcosa e di condividere saperi ed esperienze, studi di donne come appunto Roberta Cairoli, che è qui presente in questa conferenza storica, che appunto si è occupata dei gruppi di difesa della donna, oppure quello di Roberta Fossati, di cui noi abbiamo un podcast nella pagina che poi condividiamo. L'esperienza appunto di Artemio Oriani, che è qui presente, che coordinerà il dibattito, che rappresenta l'AMPI. Ecco, noi vogliamo dire appunto che questa iniziativa è importante per noi perché apre uno squarcio sulla storia della resistenza femminile, che non è normalmente conosciuta, non è normalmente studiata, e soprattutto dei gruppi di difesa della donna che sono nati proprio a Milano, in Ticinese, il primo gruppo, nel novembre del 43. Ecco, a Milano, una Milano occupata dai nazifascisti, sono 10.000 donne a Milano, tra operai, casalinghe, impiegate, che organizzano, assistono, manifestano nelle fabbriche, nei quartieri, negli uffici e che rivendicano appunto un diritto che è il diritto alla libertà. Una libertà e un diritto anche al lavoro, a un lavoro ben retribuito e uguale per tutti. E quindi mi sembra, diciamo, importante questo spezzone, questo pezzo di resistenza, che è la resistenza femminile, perché sarà fondamentale per l'accesso al diritto al voto delle donne e per l'accesso a una nuova repubblica, a una nuova società. Questo era almeno l'ideale di queste donne. Ecco, io volevo ricordarvi che tutto il materiale che adesso abbiamo registrato sarà sul sito dell'Unione Femminile, sarà anche sul sito dell'AMPI, come anche sul sito di Iris, che è Storie in Rete. L'intervento di Roberta Fossati non lo troviamo in questa conferenza, ma lo trovate nella stessa pagina in un podcast registrato. Grazie. Passo la parola ad Artemio Oriani, che è vicepresidente dell'AMPI provinciale. Prego. Salve, io voglio innanzitutto dire che le donne hanno avuto un grande ruolo di protagonismo all'interno della resistenza, tant'è vero che gli stessi capi partigiani hanno detto a suo tempo, ma dicono ancora oggi, che senza le donne la resistenza non ci sarebbe stata. E per capire perché le donne hanno deciso di scendere in campo, non in poche, ma in tante, e questa è stata la ricostruzione storica che è stata fatta nel corso di questi anni, noi dobbiamo anche dire che cos'è stato il fascismo.
perché è indubbio che il fascismo è stato privazione dei diritti, privazione delle libertà, chiusura del Parlamento, chiusura dei sindacati, chiusura delle maggiori testate giornalistiche, è stato tortura, è stato uccisioni, è stato aiuto alla deportazione nei campi di sterminio, ma durante tutta l'epoca del fascismo, oltre a questo, oltre a queste privazioni di diritti e libertà, oltre a questa fame atroce che avevano moltissime persone, c'è stato un particolare accanimento nei confronti delle donne, io la dico così, nel senso che le donne erano prive di patria potestà, non erano viste esclusivamente come fattrici di figli da mandare alla guerra, erano discriminate fortemente all'interno dei luoghi di lavoro, quindi avevano tutta una serie di condizioni che è necessario sapere e anche approfondire per capire il perché la ribellione delle donne è stata, secondo me, così forte nei confronti del regime fascista e poi del nazifascismo. Quindi c'è stato un percorso che le donne hanno fatto, prima ancora di organizzarsi, che le ha portate poi a scegliere durante la resistenza chi la resistenza armata, non in molte, chi la resistenza sociale all'interno dei luoghi dove svolgevano la loro attività e chi una resistenza in rete organizzata, come sono poi stati i gruppi di difesa della donna. Voglio dire che la particolarità per me è che una realtà come quella milanese, da cui sono nati i gruppi di difesa della donna, è stata una realtà che ha visto un forte protagonismo femminile, di figure anche importanti, riconosciute, studiate. Ce ne sono tantissime, quindi bisognerebbe fare un lungo elenco. Però penso a Fiorella, a Gisella Florianini, penso a Nori Pesce, penso alla Beltrami Gadola, penso a molte altre che hanno segnato la storia della resistenza al femminile della nostra città. Ma penso soprattutto, e questo secondo me è una cosa importante, poi ci dirà Roberta Cairoli, che ha studiato in modo particolare questo tema dei gruppi di difesa, che cosa sono stati complessivamente, però è stata indubbiamente una prima forma organizzata al femminile di messa in rete delle donne all'interno di questi gruppi di difesa per l'assistenza ai combattenti della libertà, che ha voluto dire la presenza di donne di ogni ceto sociale, di ogni fede politica, di ogni fede religiosa o atea, insomma, che si è sviluppata all'interno dei quartieri della nostra città. Quindi la nostra città, Milano in particolare, che è stata quella dove sono nati, ha visto la prima forte rete organizzativa delle donne, che poi ha prodotto, come diceva prima la Cettina, una conseguente partecipazione alla vita pubblica, perché finita la liberazione non sono tornate a casa, ma hanno contribuito a segnare la Costituzione italiana, che è una Costituzione di uomini e di donne, hanno contribuito alla Costituente e poi hanno fatto il salto di scesa in campo all'interno della politica, una discesa in campo molto lunga, molto faticosa, però ecco, come per dire che questo è stato secondo me l'inizio di un percorso che potremmo chiamare femminista, potremmo chiamare anticipatorio, cioè emancipazionista, non so come, però al di là dell'aggettivo che noi utilizziamo, è indubbiamente stato un punto, secondo me, non secondario della storia della resistenza italiana, che noi facciamo molto bene a discutere, ad elaborare e anche a capire, perché sono un po' gli inizi di un percorso che poi ognuno di noi ha compiuto. Detto questo, io darei la parola a Roberta Cairoli, che è una storica, che studia in modo particolare la resistenza e la resistenza delle donne e che ha fatto, assieme a Roberta Fossati, un grosso lavoro sui gruppi di difesa. Grazie Concetta, grazie Ardenia. Come appunto avete già detto, i gruppi di difesa per la donna e l'assistenza ai combattenti della libertà è un organismo politico di massa femminile che nasce a Milano nell'autunno del 1943 per iniziativa di alcune
aderenti ai partiti antifascisti del CLN, del Comitato di Liberazione Nazionale, con l'obiettivo di mobilitare donne di ogni ceto sociale, di partito senza partito, come si legge nello statuto e nel programma d'azione, facendo leva, facendo appello alle motivazioni più elementari e ai bisogni più urgenti della lotta. Tuttavia però è mancata finora una vera e propria storia complessiva, una ricostruzione sistematica dei gruppi di difesa della donna, e questo vale anche per Milano e il suo territorio. In questo senso mi preme sottolineare l'importanza del progetto che è stato promosso dall'ANPI nazionale in occasione del 70° della Resistenza, quindi nel 2015, progetto di mappatura e di schedatura della documentazione prodotta direttamente dai gruppi di difesa delle donne nelle varie regioni in cui appunto i gruppi erano presenti e in cui operavano, per costituire, per creare un archivio digitale che oggi è consultabile, che oggi è accessibile. E questa, la costituzione di questo archivio digitale ci consente innanzitutto, ha consentito innanzitutto di far fronte a uno dei maggiori ostacoli che si incontrano per esempio nel tentativo di ricostruire la storia complessiva dei gruppi, cioè la dispersione e la frammentarietà delle carte, della documentazione stessa. In questo senso il lavoro fatto da me e Roberta Fossata nell'ambito di questo progetto per Milano e la Lombardia ha fatto emergere indubbiamente una documentazione inedita, ancora inedita e in gran parte ancora da analizzare e da studiare, che finalmente però ci consente di offrire un quadro minuzioso della composizione sociale, dell'organizzazione interna, della struttura organizzativa, della consistenza numerica, della distribuzione geografica dei GDD sul territorio. E tutto ciò ci permette ovviamente di cogliere il loro funzionamento e anche la specificità territoriale. Ora, i gruppi hanno dimostrato una straordinaria capacità organizzativa se pensate alla precarietà del contesto sociale e alle condizioni di clandestinità in cui erano costrette ad agire sotto un regime di occupazione che esponeva tutte e tutti a requisizioni, perquisizioni, spoliazioni, fucilazioni, rappresaglie, deportazioni, ma anche alla difficoltà oggettiva di aggregare masse femminili, per così dire, politicamente analfabete, a digiuno di politica. In effetti le attiviste dei gruppi di difesa della donna non mancano di sottolineare le difficoltà, le criticità nell'organizzare il lavoro politico, sia sul territorio, sia nei luoghi di lavoro. Darsi una struttura innanzitutto rispondeva all'obiettivo di coordinare le iniziative fino a quel momento sparse, isolate o individuali, e le forze femminili già impegnate, già coinvolte nella lotta, e di disciplinare il reclutamento di nuove volontarie. Inizialmente la struttura organizzativa dei gruppi era piuttosto semplice, partendo da una base di spontaneità che via via poi si definisse, articolò, si strutturò. E in effetti, come ha sottolineato anche più volte Anna Bravo, la mobilitazione femminile nasceva in gran parte da forme di concertazione informale lontane dal circuito politico e fondate su un tessuto sociale di paese, di quartiere, di parrocchia, su reti di relazioni parentali, di amicizia e di lavoro. Ricordo per esempio il racconto di Maria Azzali, una delle dirigenti locali dei gruppi di difesa della donna, particolarmente significativo poi il collegamento che lei teneva all'interno dei gruppi di fabbrica, che sottolineava l'importanza del valore politico dello scambio verbale e delle relazioni fra donne, l'importanza del passaparola e delle riunioni. Ricordava come le riunioni clandestine e la stampa del materiale clandestino, quindi volantini, manifestini, ma anche la stampa di noi donne, spesso avveniva nelle stesse case, nei caseggiati dove appunto vivevano le attività. Quindi le case che da luoghi eminentemente privati diventano politici, una vera e propria sede, una rete della lotta clandestina, sede di una vera e propria rete logistica. E di sicuro, ecco, i gruppi di difesa della donna
sono l'aspetto più eclatante della dimensione corale della resistenza femminile, che appunto prendeva corpo da un fittissimo intreccio di relazioni. E questo modello relazionale rappresenta indubbiamente uno dei maggiori punti di forza dell'agire politico delle donne. Ora, l'organizzazione era costituita da aderenti o attiviste e collegate. Le aderenti, che erano di fatto quelle che impostavano il lavoro politico organizzativo, pagavano una quota mensile che variava da 2 a 5 lire. Le collegate erano quelle che, pur non pagando una quota fissa, partecipavano alle iniziative dei GDD. Ed è evidente in questo senso come risulti difficile quantificare con esattezza le donne che aderirono ai gruppi, perché in alcuni casi si può parlare anche di una partecipazione fluttuante, discontinua, cioè alcune operavano stabilmente all'interno dell'organismo, altre invece partecipavano solo ad alcune iniziative o si attivavano temporaneamente, appunto non in maniera continuativa. Difficile poi individuare anche l'identità degli aderenti, responsabili provinciali, di settore o di zona, perché raramente utilizzavano per esigenze cospirative il loro nome di battesimo, firmandosi con toponimi nomi di battaglia. Questa è forse comunque una lacuna che potranno in parte colmare le numerose testimonianze orali ancora in qualche modo da interrogare. Ora, per darvi anche la misura della presenza e della capillarità della penetrazione dei gruppi nel territorio di Vinano, vi do qualche dato numerico. Nell'aprile del 1944, dopo circa 4 mesi di attività, i gruppi erano 19 con un centinaio di aderenti. Nel luglio erano saliti a 30 con 300 iscritte. Nell'agosto del 1944 erano 900 le attiviste effettive distribuite in una 60ina di gruppi. E nel novembre del 1944 si contavano nella città e nella provincia di Milano 81 gruppi, di cui 1936 iscritte sui posti di lavoro, 35 gruppi con 363 iscritte nei gruppi di quartieri e strada, per un totale di 2.299 attiviste, 116 gruppi, 6.719 collegate. E ancora, secondo un rapporto del Comitato Provinciale dei GDD nel marzo del 1945, le attiviste erano salite a 3.398, strutturate in 184 gruppi, con più di 9.823 collegate. Quindi i gruppi riuscirono a mobilitare, a coinvolgere un gran numero di donne, operaie, casalinghe, impiegate, infermiere, intellettuali, che agivano, appunto, che lottavano per difendere le condizioni di vita, che rivendicavano attraverso fermate sul lavoro, scioperi nelle fabbriche e manifestazioni collettive sul territorio, davanti a prefetture e municipi, l'aumento delle relazioni alimentari, il combustibile, i vestiti, le scarpe, l'alloggio per gli sfollati, l'adeguamento dei salari al costo della vita, e ancora si organizzavano per opporsi agli arresti, alle fucilazioni e alle deportazioni. Si sdraiavano, alcune donne si sdraiavano letteralmente sui binari per impedire la partenza dei treni diretti in Germania. E ancora nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche milanesi, da dove partono la maggior parte delle iniziative dei GDD nel milanese, le donne sono in prima linea nel combattere, nel tentare di revocare i licenziamenti di massa, nel tentare di impedire il reclutamento forzoso di manodopera femminile e maschile, appunto, per la Germania. Voglio ricordare tra le manifestazioni collettive organizzate dai gruppi vi è per esempio quella imponente del 21 aprile 1944, quando appunto a Milano un migliaio di donne si recavano in municipio per protestare contro il caro vita, scontrandosi con i militi della Legione Muti. Il 21 aprile, la data del 21 aprile, assume anche una valenza simbolica molto forte. Il 21 aprile è stata istituita come data per celebrare, dal regime per celebrare il Natale di Roma in sostituzione del 1 maggio, e quindi protestare in quella data assume quindi un appunto, come dicevo, un valore politico e simbolico. E ancora ricordo la manifestazione per il pane del 14 aprile 1945, che coinvolse soprattutto le fabbriche del quinto settore di Milano.
Inoltre, i gruppi di difesa delle donne si organizzavano per l'assistenza ai detenuti politici nelle carceri e all'assistenza alle famiglie dei detenuti politici e dei partigiani fucilati. Attività di assistenza che assumerà carattere permanente con la costituzione, a partire dall'agosto del 1944, del Comitato Centrale di Assistenza, di cui vi parlerà Roberta Fossati nel video di cui diceva Concetta Viglialegi. A queste iniziative di lotta se ne aggiunsero altre di varia natura, come la celebrazione della Settimana del Partigiano, seguita dal Natale del Partigiano, che assunsero il carattere di grandi manifestazioni politiche di massa, in cui le donne si prodigavano nella raccolta di aiuti finanziari. Per esempio, nel novembre del 1944 furono raccolte più di 400.000 lire in pochi giorni, di materiale sanitario, quindi farmaceutico, di indumenti, che venivano poi inviati alla formazione partigiana, tanto attraverso il comitato di assistenza quanto autonomamente dai singoli nuclei. E naturalmente la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. Particolarmente partecipata fu la Giornata della Donna dell'8 marzo 1945, con più di 300 donne tra casalinghe e operaie che si recavano sia al municipio sia alla SEPRA, alla sezione provinciale dell'alimentazione, per rivendicare la distribuzione immediata dei viveri, e poi si portarono anche in municipio per protestare contro la guerra, per far finire la guerra, per rivendicare la fine della guerra. E ancora in quella stessa giornata un centinaio di donne si recò al cimitero maggiore di Milano, il Busocco, per omaggiare attraverso fiori e biglietti i partigiani caduti. E anche questo gesto è un gesto appunto politico che assume una forte valenza simbolica. Ovviamente poi nelle direttive per l'organizzazione della giornata dell'8 marzo, così come nei volantini, non venivano indicati soltanto gli obiettivi immediati da raggiungere legati alle esigenze del momento, ma venivano agitati i temi specificamente legati alla condizione femminile, temi appunto più volte affrontati sulla stampa clandestina prodotta su Noi Donne, che è l'organo appunto ufficiale del GDD. Gli aderenti chiedevano infatti il diritto di voto, il diritto al lavoro, parità salariale, licenze di maternità, accesso alle istruzioni e ai lavori qualificati, accesso a tutte le carriere, partecipazione alla vita politica e sociale. Si proponevano di gettare le basi di questa emancipazione sul terreno stesso della lotta al nazifascismo, recuperando però anche quel programma di diritti del movimento emancipazionista femminile di primo Novecento, la cui memoria storica era stata cancellata dal fascismo. Queste iniziative, poi, di cui vi ho detto, la settimana del Partigiano, il Natale del Partigiano e la Giornata Internazionale della Donna, coinvolsero in modo particolare le operaie delle grandi fabbriche. Penso per esempio alla Borletti, dove appunto agivano una trentina di attiviste con collegamenti con 300, dove erano collegate circa 380 operaie, oppure l'OLAP. All'OLAP, anche lì 140 attiviste con più di 400 collegate, in cui agiva, per esempio, era una delle responsabili dei gruppi di fabbrica, Elena Rasera, Olga, nome di battaglia Olga. In modo particolare nel corso, per esempio, del Natale del Partigiano, le lavoratrici raccoglievano appunto somme, inviavano i pacchi alle famiglie, con particolare attenzione anche ai bambini. Ecco, un aspetto significativo dei gruppi di fabbrica è anche l'adozione degli orfani, cioè dei figli dei partigiani fucilati. I gruppi di fabbrica adottavano questi bambini e provvedevano alla loro educazione, al loro mantenimento, alla loro assistenza. Ci sarebbe molto altro da dire, ma come si dice, il tempo è tiranno. Volevo solo concludere volevo concludere con le parole di Pina Palumbo, che è una delle dirigenti dei gruppi di difesa delle donne a Milano, che sottolineava comunque la valenza politica dell'azione femminile.
Allora, grazie Roberta Cairoli per questa introduzione ai gruppi di difesa della donna. E mi sembrava importante soprattutto la parte in cui Roberta racconta delle esperienze di lotta dei gruppi di difesa della donna, non solo contro il carovita, ma anche contro la guerra. E in particolare mi sembrava interessante, diciamo, l'attività dei gruppi di difesa delle donne nelle fabbriche e la loro partecipazione agli scioperi del 43 e del 44. Ricordo un intervento, per esempio, di Stellina Vecchio che racconta come interveniva nelle fabbriche, soprattutto fabbriche femminili, ma anche sia a Milano che a Sesto, per invitare le ragazze, le donne, le operaie a scioperare. Infatti a volte si ha un'impressione che i gruppi di difesa delle donne si occupassero solo di assistenza. In realtà, come diceva giustamente Roberta citando Pina Palumbo, era un'attività che aveva una valenza politica molto importante, non solo nel lavoro di cura e di assistenza, ma anche che è anche politica, che è soprattutto politica, ma anche nell'indurre le donne a uscire fuori dal privato e a ribellarsi al dominio nazifascista. Ecco, io ringrazio anche Ardemio Oriani per essere qui con noi, per il suo intervento, e Roberta Cairoli, e invito tutti coloro che ci ascoltano a guardare il video di Roberta Fossati, che trovate nella stessa pagina di questa iniziativa. Roberta Fossati si è occupata dell'assistenza, del rapporto tra welfare e lavoro di assistenza dei gruppi di difesa della donna, e mi sembra, diciamo, interessante, perché è un nodo cruciale quello che i gruppi di difesa della donna hanno iniziato a fare, e poi l'UDI nel secondo dopoguerra continueranno con le loro attività. Bene, io chiuderei qui e ringrazio ancora voi tutti. Salve.